know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Hola amigos e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Life is Strange. Allora, yes. Intanto, sì. You don't really blame William, do you? For getting me the hybrid I wanted for my sweet 16? No, I blame the asshole who cut me off and sent me into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. Voglio rovinare la sera, quindi non parlo molto. And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I
literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Vuoi dire Rachel? Can we reach Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? Ma erano migliori amiche, cioè, probabilmente in questa parte non neanche la conosce, cioè. Tu credi? Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. Wow. None of this makes sense. È tutto il contrario di quello che è nell'altro mondo. As long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, troppo. I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. Ma lo diceva sempre. Vabbè, nel mondo passato. Quindi praticamente, ragazzi, nell'altro mondo parallelo, diciamo, è praticamente diverso. Cioè, è tutto l'opposto di quello che in realtà è ora. E in questo caso mi sa che non sa neanche che noi abbiamo dei poteri, cioè che Max ha dei poteri. Ai ai. Eccoci qui, nella casa di Chloe. Ah, lì, qui nella stanza non è sopra, beh, direi. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Perché? I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind. Beh, in questo mondo poi non lo so. When you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. No, raga, mi Thanks spiace again for coming, Max. Ma meglio l'altra che lui. Need to get my drink on. Can you bring me some water? Ok, iniziamo a giocare. No, prima andiamo a prendere l'acqua. Intanto non so. Controlliamo un po'. I still can't believe I put Chloe in that chair. Infatti, anche perché siamo stati noi, nel senso. Oddio, scusami. No, ti prendo, dov'è? Eccola. Ma sangue. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Hai ragione. You're right. I wish I could take us Beh, all the way tu back. Vuoi, wish I could build us a DeLorean. Oh, well, with your scientific mind, you might do that.
But time travel can screw things up. E noi ne sappiamo qualcosa. Live an assistant to help me build a machine. As you can see. Beh, noi siamo una macchina del tempo vivente, quindi. Ahimè. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. Vabbè, ma ora ci siamo. I loved your cards and photos, but I know I wasn't around much. No excuses. I'm a loser. But I am trying to make things right. How? And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Ti vogliono bene. I love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Possono pagare? Pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Chris. Beh, in realtà ce l'hai, però. Incredible with blue hair. Eh sì. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Ok, ora non so. Perfetto. Ora prima di mettere la cosa. Ah, magari. Ah no, pensavo che potevamo un po'. Guarda. I'm glad I took this photo. Ah Chloe sì, che poi l'abbiamo scritto da noi. È vero. Dai, cerchiamo qualcosa, giusto per vedere un pochino. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Oh mamma mia, tutte A, fantastico. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Allora, even if it wasn't another reality. Blackwell accade. Praticamente se non è successo, se non fosse successo tutto ciò, noi stavamo ancora insieme a scuola, praticamente. In qualità di preside sono solidale con le vostre numerose richieste per i bisogni speciali di Chloe in merito alla sua sedia a rotelle e l'accessibilità alle classi, eccetera. La Blackwell è orgogliosa di garantire che gli studenti sono disabilità. Sì, ricevono pieno rispetto sulla base dell'atto degli americani con disabilità. Comunque, dato che il campus e tutti gli edifici sono stati costruiti prima del 1977, la nostra scuola non è ancora stata sottoposta alle moderne ristrutturazioni necessarie per soddisfare appieno tutti i bisogni di vostra figlia e della sua spiacevole condizione. Purtroppo, con i recenti deplorevoli tagli federali all'educazione, serviranno molti più donatori per rimodernare totalmente la Blackwell Academy. Ma quel giorno verrà. Chloe è senza dubbio una studentessa eccezionale, con un grande potenziale nonostante la sua abilità, e credo che possa trovare un ambiente scolastico più consono e gratificante allo H West Misket. Vabbè. Lì hanno un ricco retaggio di diplomati con disabilità e sa che Chloe otterrà la sua usuale leadership accademica in un ambiente più confortevole. Con la sua notevole media non c'è alcun dubbio che Miss accoglierà Chloe a porte aperte. Spero che vogliate seriamente considerare questo suggerimento, così come sono sicuro che vostra figlia preferirebbe frequentare una scuola che può provvedere ai suoi tanti bisogni. Nello stesso spirito ho anche allegato delle brochure di altre potenziali scuole nella regione dell'Oregon. Per qualsiasi chiarimento vi prego di contattare il mio ufficio. Beh, è meglio che vada ad una scuola magari dove si può sentire a suo agio. Ok, vediamo quest'altro. Despite everything, they're still a happy family again. Infatti. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Con una testa di cavallo? Cosa? Perché? Vabbè. Does Chloe look at the garden and the
think about her childhood. Beh, okay, she can't even feel the grass now. Mi spiace tanto, però. That's a serious heat lamp. Perché? Oh, il sacchiato. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Infatti, cosa che prima proprio fagli faceva schifo. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Cosa? Come? Potere pirata. Vuoi un attimo dire un po' di cosine? Oh. Here's the DVD. Ah, ok, a caso l'abbiamo trovato. La servo. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Infatti, questa cerve ce la troviamo da tutte le parti. Snow globes are taking over. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Perché zona pericolosa? I trucchi, I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. What? Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Wow, non... There's the old Chloe. Pazzoletti. Usa. Ah. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Ah, okay. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Però comunque possiamo notare che è molto molto triste, eh? Tantissimo. Max, it's so cool that you're here again. I'm glad you think so. Ok, ora un attimo. Medical supplies. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. Vediamo, allora, per la tua sicurezza non dare nessuna informazione personale a nessuna persona in questa chat. Miss Blue, allora che stai facendo? Parlando con te, wow, ah ah ah, niente cavolate. Sto per guardare tutti gli episodi di Quantum Leap, vabbè. Oh mio Dio, adoro, Scott Bakula spacca, vabbè. Anche tu, come anche tu, eccetera. Spero possiamo incontrarci presto. Non sei a San Francisco. Ehi, devo prendermi cura di qualche carrozzeria. Ritorno da te mentre stai chiamando Bakula. Sarà meglio. Ciao. Non so, forse è lei, Anitus. Non lo so. Dichiara la tua responsabilità al conoscere la mia tomba. Oh, vabbè. Ok, credo che abbiamo visto tutto. Anche quei due cassetti. Quei cassetti là. E ok, ah, non si può guardare, bene. Vabbè, niente, dai. Now we have a movie night. Infatti. Tanto abbiamo controllato tutto, più di così. Ok, eccolo qua. Ma cos'è? Se ha qualcosa da chiedere, comunque ha sete, ce lo diciamo noi sicuro. Ok, mi sembra che sia mattina, il film è finito e noi non dobbiamo andare a scuola, cioè lì sono gambe di Max, quindi... Ok, ok, siamo rimaste qua a dormire e niente, stiamo dormendo abbastanza in malo modo, ci farà male la schiena anche a noi adesso, sicuro. Chloe è già sveglia? Mi sembra di sì. Noi dormiamo come un ghiro. Oh!
Max è un po' tipo what? I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me. And Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Che faccia? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ok. Spero che la farà stare bene, che non è che succede qualcosa, no? So, are you sure it isn't too weird for you to be hanging out with me like this? Non se ne parla, cioè. No way. I don't want you to feel weird. My life is just so different than yours. I mean, we can't just bounce out of here and I'll be doped up half the day in pain. So that's cool. But I do feel grateful I can see the ocean. That I have parents who love me. And that my best friend is here with me today. Exactly. So, what else do you need? Well, hot monkey sex would be nice. Cosa? Oh, look. I made Maxine blush. So, are you dating anyone at Blackwell? Non esattamente. Not really. No. There are some cute boys there, but you know me. I'm too damn shy. Which is stupid, because you're so damn cool. Some bro has to be crushing on you. I was supposed to go out with this guy named Warren. Beh, appunto. I don't think he's into me anymore. Ah, infatti, mi sa che si è finito con Stella. Plenty of fish in the bay. Shit. Quindi sia noi che Brooke siamo stati un po', non so. Cosa, William? How is William? Do you like having him around? Of course. He's my hero. I swear he would do anything for me or Mom. Wish I could do something for him. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Ok, dai, andiamo a prendere la cosa che sono qui. Ok. Oh, c'è William. Salve. Ci prepari la colazione? Cioè, sto scherzando. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. Bah. So what's on your mind? Chloe. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. She's amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe. If I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but
I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Okay, parliamo di Joyce. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Non lo so, tempi impazziti. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Parliamo della famiglia Prescott. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question. Ma quindi, ora vi chiedo... More vabbè, than lo dico I want dopo. To. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Ok, parliamo di Rachel Amber about ora. That missing girl. Rachel Amber? Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Oh, Vittoria, cosa cavolo vuole? Aspetta. Allora, Max, sei occupata? Bella, evito di studiare come al solito. Perché gli risponde poi? Te l'ho detto che ti avrei aiutata, non mi permetti mai di farlo. Ok, Miss Dramma. Stop, e tu mi aiuti preoccupandoti di me. Ci provo. Comunque, ho rimediato quella roba pazzesca, tu sai chi, se volevi saperlo. Lasciamene un po', devo andare a dopo. Cos'è? Non lo so. Vieni in camera mia stanotte. Max, ce l'hai con me? Volevo saperlo, visto che te ne sei andato via così in fretta. Anche Nathan era preoccupato. Se vuoi parlarne, chiama pure, ok? Ma perché ora siamo amiche con Vittoria? Max, sei arrabbiata? Sei arrabbiata, dimmi, ok. Silenzio, se vuoi parlarne, la mia porta è aperta. Dimmi, no, sì, no, molto. No, no, aspetta, volevo vedere. Ecco, appunto. Dai, Lisa, cosa vuoi? E Max, ho baccato che passi il tempo con quella gente, pensa che fossi diversa. Infatti, Alice, ti ho visto mentre mi tiravi la carta igienica. Oh mio Dio, non stavo mirando a te, giuro, non farlo mai più. Beh. Chloe. Ah, comunque hanno parlato. Ciao Max, sono William. Ah, se vuoi contattare Chloe puoi usare questo numero, gli farebbe molto piacere sentirti. Spero di vederti presto, ciao. Ehi Chloe, sono Maxine. So che è passato un po' di tempo, volevo solo dirti che adesso vado alla Blackwell Academy. Spero che questo sia ancora il tuo numero. Max è tornata, Blackwell è fantastico, sei grande. Ma ancora meglio, possiamo incontrarci di nuovo. Quindi sì, questo è ancora il mio numero. Figo, ho un sacco di compiti da fare, ma ci incontreremo presto. Non prendermi in giro, è passato troppo tempo, lo so, ci vediamo presto. Ok, Nathan, ok, la mamma. Aspetta. Tanti auguri Maxine, non riusciamo a credere che sono passati 18 anni da quando sei nata. Maxine, sono la mamma, dobbiamo parlare di alcune tue spese. Cosa? Ci sei? Sì, dammi il tempo di rispondere. Oh, calma. Non posso messaggiare in tutte le lezioni. Alcuni professori si arrabbiano troppo quando qualcuno fa il telefono. Sì, perché è molto da ignoranti. E non farla maleducata, per favore. Scusami, lunga giornata di compiti. Non sei sola. Ed è per questo che ci stiamo chiedendo se avevi bisogno di spendere così tanto. Vogliamo che tu abbia tutto quello di cui hai bisogno, ma la tua borsa di studio non copre tutto. Ha detto che potevo usare la tua carta di credito quando mi serviva. Ho solo comprato pellicole, non una fotocamera. Forse è tempo di convertirsi al digitale. Ti chiamo dopo, devo andare. Non tenere il broncio, ti voglio bene. Ehi tesoro, spero che tu non abbia dimenticato di innaffiare la pianta che ti abbiamo dato. Ma non farla affogare, mamma. Ok, ora c'è Taylor e Nathan, giusto? Vediamo. Yo Max, ci sei? Nella camera oscura, ho sviluppato le foto per il concorso. Cosa? Figo! Quindi niente two whales per te, che significa? Non è ancora, ci vedremo più tardi, XO. Però, scusate. Bella, praticamente non so se lei praticamente si è resa conto del fatto
che lei ha fatto tutte queste cose, o se, le, se, se, se lo ricorda, non lo so, non capito. Taylor. Allora, Maxi, grazie ancora per avermi portato a visitare mia madre. Credo che voglia te come figlia al posto mio. No, vabbè. Io non credo, tua madre spacca il coso, perché come te, sì, vero, ho pianto come una spigata. Anche io, ma non mi hai visto. Fa bene piangere. Dopo un po' stufa il mio stupido telefono, sta per morire, quindi richiamami. Ok, praticamente è finito così. Perché? Perché ora non conosciamo più nessuno? Vabbè. E niente ragazzi, siamo praticamente al terzo, al quarto. Beh ragazzi, no, praticamente io mi sono, ma questa, ah sì, c'è ancora. Yep, that's the same graffiti from before. Se, beh sì, in effetti per lei è prima, non tanto tempo fa. Vabbè, niente ragazzi, in questa schermata io in realtà mi stavo chiedendo se ora Kate è ancora in vita o meno. Diciamo, lo sto chiedendo, magari poi ce lo faranno vedere. Non lo so, ma credo che comunque torneremo, cioè credo che comunque torneremo nel presente passato, diciamo, nel presente dove eravamo prima. Credo di sì, perché comunque abbiamo fatto un sacco di cose, non è che ora si può cambiare. Come un terzo lavoro. Si può cambiare tutto, quindi probabilmente torneremo a quello. Magari Max sceglierà di tornare nell'altro tempo, diciamo, nell'altro di nuovo mondo parallelo, probabilmente, perché non credo voglia vivere che Chloe, insomma, sta in questo stato, senza William, sì, ma comunque con Chloe. E niente ragazzi, so che magari abbiamo visto poco in questo episodio, però comunque è stato abbastanza intenso per me. Nel prossimo episodio vedremo, comunque porteremo quella cosa di morfina a Chloe all'inizio del primo episodio, cioè del prossimo episodio, e non so poi cosa succederà, quindi boh. Io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!